Allo Yachts Miami Beach ci sono così tante imbarcazioni che non saprei dirvi qual è la migliore, la più bella, ma ce n'è una di cui mi sono perdutamente innamorato. È il nuovo Bertram 35, ricco di un fascino di altri tempi. Niente a che vedere con la forma e le dimensioni delle attuali imbarcazioni. Potremmo definirla anacronistica, fuori dal tempo, ma è proprio questo che me la fa apprezzare. Del resto, una Rolls-Royce, come la preferite, con la linea classica o d'avanguardia? Qui c'è l'anima dell'originale Bertram 31, da cui ha ereditato la carena e la spaziosità del pozzetto. È una barca da pesca? Se volete, sì, qui ci sono le vasche, ma potete anche allestirla in questo modo, con due sedie pieghevoli e invitare a bordo i vostri amici. Ah, se per pescare questa vi dà fastidio, scompare! La poppa è quella tipica delle più tradizionali barche da pesca, cioè senza plancetta, lievemente convessa e con la porta per il recupero delle prede. Il passaggio laterale è piuttosto stretto, ma è reso abbastanza sicuro da un mancorrente nascosto nella tuga. La superficie del ponte di prua è rivestita con un antisdrucciolo molto classico, ma anche molto efficace. Il deck riveste tutto il capo di banda e quasi abbraccia la struttura di vetroresina. Mi piace molto come hanno arredato questa zona, che si chiama mezzanino. È stata allestita in una maniera un po' mediterranea, con un cuscino prendisole, completo di appoggiatesta. Ha un fascino di altri tempi e lo si vede anche da come hanno risolto alcuni problemi tecnici. Ma sotto questo abito elegante e classico c'è una moderna struttura di resina vinilestra infusa sottovuoto e una carena con rinforzi di Kevlar. Insomma, ha proprio ciò che ti aspetti di trovare, tutta la tradizione del cantiere, ma anche l'evoluzione tecnologica, al passo con i tempi. Per l'arredamento sono state impiegate essenze pregiate, lavorate con maestria, come una volta. C'è tanta luce nel living, perché tutto intorno ci sono vetrate e superfici bianche riflettenti. La cucina è attrezzata in modo completo e i volantini rossi sono rubinetti vintage. La zona pranzo ospita 4 persone sedute su un morbidissimo divano attorno al tavolo di teak intarsiato. L'accesso alla cabina è diretto, senza porta. Del resto, se si decide di pernottare a bordo, lo spazio è su misura per una coppia, non di più. Il bagno è separato e piuttosto comodo. La timoneria è solo esterna e per raggiungerla si sale. Le poltrone di guida sono 3, bellissime, installate su una struttura di acciaio e legno che richiederà sicuramente manutenzione, ma me ne prenderei cura molto volentieri. Per pilotare il Bertram 35 bisogna salire sul fly. Questa è l'unica postazione di governo. Però ragazzi, è spettacolare. Ci si sente un re con una plancia così grande e 3 poltrone. Siamo in uno dei canali che attraversano Fort Lauderdale. Qui c'è la base nautica di Bertram e da qui partiamo per raggiungere le acque dell'oceano dove proveremo questo nuovo Bertram 35. La visibilità è perfetta, è totale. Si controlla molto bene anche il pozzetto di poppa e questo è fondamentale per chi utilizzerà questa imbarcazione per la pesca. Il dialogo con il pescatore è diretto, immediato, quindi il pilota sicuramente asseconderà tutte le sue richieste. C'è molto vento oggi e con una barca così piccola, così alta,
abbiamo la possibilità di verificare davvero qual è la sua stabilità. Su questo scafo hanno installato due motori Caterpillar da 460 cavalli, ma questo è un prototipo, è il primo costruito e la produzione di serie utilizzerà esclusivamente motori Caterpillar da 500 cavalli. Le prestazioni che misureremo oggi quindi saranno un po' inferiori rispetto a quelle che potrete trovare poi sulle versioni in produzione. A me piace moltissimo questo look che ha un sapore classico ma anche moderno. Sì, perché questo legno, questi acciai sono lo stile di un tempo, ma la plancia, il cruscotto è di simil carbonio. E gli strumenti sono i più moderni che ci siano. Mi piace molto anche questo sistema di controllo dei motori, tipico dei Fisherman americani, con due leve distanti, una per ciascun motore. E sulla leva il comando per l'elica di prua. Qui. Adesso questa è la nostra rotta, tutti e due a marcia avanti. Quello che mi piace di questa imbarcazione è anche la sua straordinaria manovrabilità. State a vedere, un motore in granata avanti e l'altro indietro e poi un po' di gas. Gira su se stessa e con una rapidità incredibile. Non smetterai mai di fare questo gioco. Ma è tempo di andarla a provare. Portando l'imbarcazione in planata si sente il rombo dei CAT, questi motori storici. Naturalmente anche loro evoluti nelle versioni più moderne con minimi consumi e basse emissioni. Il mare non è ideale, non mi piace perché l'onda è rotta, è confusa, non ha una direzione precisa e poi sopra quest'onda che è di un mare che arriva da lontano c'è un'onda di vento molto ripida, il vento infatti soffia piuttosto forte e solleva qualche cresta schiumosa. Lasciata a Fort Lauderdale mi dirigo verso sud. Rotta 180 gradi esatti, in direzione Miami. In questo momento siamo a 1800 giri minuto e a parte questa doccia va tutto bene. Siamo a 17 nodi di velocità. Il fatto è che bisogna dare un po' di gas in queste situazioni per tirare su la prua e non me lo faccio dire due volte. Oh, ora sì che si naviga bene! Questa è un'andatura fantastica, la barca passa sulle onde e gli spruzzi vengono allontanati lontano, infatti non bagnano più la coperta. Siamo a 21 nodi di velocità. Beh, su un mare così mosso con un'onda simile è fantastico sentire che comfort può dare questa imbarcazione. 2200 giri minuto, in questo momento siamo passati a 25 nodi. Il consumo a questa velocità di crociera è di 50 litri ora per motore, ma guardate che è una velocità di crociera molto alta per un 35 piedi in una simile condizione di mare. E sono sicuro che se do ancora un po' di gas, magari va ancora meglio. Oh oh! Ho deciso di affrontare le onde nel modo peggiore possibile. Ossia dritto per dritto, con la prua contro il vento e contro il mare. 30 nodi di velocità, 2600 giri minuto. Mi sembra di dominare il mare da uno yacht di 20 metri, non da un 35 piedi. È fantastica. Così mi piace il Bertram, con questa grinta da fisherman americano. Che tenuta di rotta!
Io voglio portarla al massimo. Come vi ho detto all'inizio del servizio, abbiamo i motori meno potenti, tarati a 460 cavalli, la versione definitiva sarà con due cat da 500 cavalli. Eppure, nonostante questo e le condizioni, andiamo molto veloci, più di 30 nodi, 31! Fantastico! Adesso la proviamo un po' in virata, perché un fly così corto potrebbe avere forse un eccessivo angolo di sbandamento. No, direi di no. Bisogna essere leggeri in virata, docili, perché hanno aggiunto una pompa che permette di manovrare in maniera molto facile, ma che in navigazione ci dice di usare una certa cautela, di muovere il timone in punta di dita, in questa maniera. Pensavo che questo scafo avrebbe schiaffeggiato il mare, soprattutto a questa velocità e con questo vento. E invece è sempre morbido, è fantastico! Io credo che si capisca che, nonostante le sfavorevoli condizioni, mi sto proprio divertendo. Grazie Bertram, grazie!